2023 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Bazzara e abbiamo incontrato un carissimo amico triestino di nascita ma che si dichiara spudoratamente napoletano, Franco Bazzara. Franco, sei il bentornato. Mi dichiaro napoletano non solo perché lo sono, come si sente dall'accento, ma perché ho tanti amici a Napoli, torrefattori non solo, e perché Napoli, lo si sa benissimo, regala al mondo la grande bellezza. Detto questo, grazie per l'intervista e noi vi seguiamo sempre, siete sempre, come si dice, sul pezzo, diffondete come noi Bazzara, cerchiamo di fare l'importanza della cultura del caffè. Quindi il concetto di essere qua a Milano e parlare di Caffè Espresso, ma non solo, per noi è una gioia. Trieste come Napoli hanno questo grandissimo legame di vicinanza al mondo del caffè. E Napoli ha insegnato al mondo cosa significa degustare un caffè e non berlo e cosa significa anche riscaldarsi le mani su una tazza, sorridere a chi ti sta di fronte, e Napoli ha ancora molto da insegnare. E noi triestini saremo sempre vicini a Napoli perché siamo vostri fans, come anche voi per tante cose avete il mare come noi, eccetera. Beh, dobbiamo cercare di trovare l'equivalente in triestino dell'espressione napoletana, tutta napoletana, ciofeca. Allora, guarda, quelle ci sono dappertutto. E purtroppo non c'è città al mondo che ci eviti questo rischio. C'è da dire, e qua largo un po' il tiro a tutta Italia, noi siamo pieni di ragazzi meravigliosi che hanno delle accademie di caffè in tutta Italia, che fanno cose che una volta erano solo speranza. Invece le accademie del caffè in giro per tutta Italia, mi vengono in mente gli amici Andrea Tuada, Andrea Antonelli e la Bergonzi e un'infinità di ragazzi che passano la vita a insegnare tutti a noi a come godere meglio di una tazza di caffè. E che non smettono mai di approfondire i propri studi. E il segreto è proprio questo, non si finisce mai, mai, mai di studiare e di imparare. Questo è il bello anche del mondo del caffè. Degusti una tazza, capisci che ne puoi degustare domani una migliore, nel nostro caso nella speranza proprio di farla, di crearla. E l'Italia era, è e sarà sempre il paese della grande bellezza, del bello, buono, ben fatto. Noi italiani siamo in assoluto i migliori in questo e lo dimostriamo, e questa fiera lo sta dimostrando. Franco, che cosa presentate di nuovo qui a Host 2023? Te la dico, sei il primo a cui la dico, e lo dico anche con un senso di responsabilità, perché mio fratello Mauro con mio figlio Marco da anni hanno lavorato a tre miscele estremamente costose, ma nel senso costose di energia, e elitarie, luxury. Ognuna rappresenta un continente, quindi panamericana, panasiatica e panafricana. Sono tre cose spettacolari con all'interno, esagero, 1 miliardo di provenienze, quindi è molto difficile farle, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo a vivere questo mondo unico, meraviglioso del caffè con qualcosa di nuovo. Che ora io, in qualità di coffee expert, verrò ad assaggiare con la mia faccia tosta, perché mi hai davvero molto 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 incuriosito. Qual è l'indirizzo email a cui poter scrivere per poter entrare in contatto con voi e richiedere maggiori informazioni su quelli che sono intanto le nuove miscele, ma anche tutto ciò che voi producete da più anni? Assolutamente, così è facile, bazzara e chiocciola .com, la trovate in internet in tantissime lingue, perché poi noi esportiamo parecchio e ripeto, il bello è anche poter dire siamo là per imparare, se avete qualche consiglio, qualche critica, qualsiasi cosa. E poi naturalmente si spera di vedervi, come adesso siamo qui a Milano a godere di tutta questa bellezza che abbiamo intorno, perché è spettacolare.
al Trieste. Al Trieste Coffee Expo il prossimo anno, sarà l'undicesima edizione e speriamo di vedere non solo tutti gli amici di Napoli, ma insomma da tutta Italia. Ecco, e noi ci saremo, Franco, grazie per il simpaticissimo contributo, noi ci rivedremo prestissimo. Grazie a tutti voi, continuate a amare il caffè e a seguire Russo che è un gladiatore del settore, altro che. Grazie e un saluto a tutti.